Canogero Conigliaro, il secondo appuntamento di questo incontro con alcuni scrittori della nostra provincia e non solo, un momento di incontro tra chi legge, chi ascolta e chi scrive. Sì, questo è il secondo appuntamento della rassegna letteraria che è stata organizzata dal comune di Real Monte che io sto curando, sono 5 appuntamenti. E questa seconda iniziativa vede 3 autori locali ma che sono conosciuti ormai un po' dappertutto. Abbiamo Pascal Schembri che è uno scrittore italo-francese, i suoi libri vengono scritti sia in francese che in italiano quindi, e poi abbiamo Giuseppe Mallia che ha scritto di un libro che parla delle tradizioni e degli antichi dialetti della nostra terra, e poi Nenè Sciortino che è uno dei più famosi cantautori di musica popolare siciliana, e tutti e 3 hanno in comune di essere cittadini di Real Monte. Quindi questa è una serata dedicata proprio all'identità, rivolta con libri scritti da personaggi locali per il territorio, ma anche dei personaggi che ormai sono conosciuti a livello internazionale, ma che partono sempre dalla città di Real Monte. E poi abbiamo questa location bellissima, il Lange Beach della Scala dei Turchi, che ci permette di far vedere anche ai nostri ospiti quale bellezze paesaggistiche siano presenti a Real Monte. Questa manifestazione, giunta al secondo suo appuntamento, ha la caratteristica appunto di essere movibile, nel senso che scegliete varie location un po' particolari del territorio realmontino e viene inserita nell'ambito delle iniziative estive che il Teatro Costa Bianca, Scala dei Turchi, insomma il Comune Real Monte organizza. L'idea è quella di valorizzare le location facendo un partenariato fra Comune di Real Monte con le iniziative di Costa Bianca 2021 e i locali che si trovano proprio in queste location straordinarie. Abbiamo Lange Beach e la Scala dei Turchi, ma abbiamo anche la Baia di Lido Rossello, il Cainon di Capo Rossello dove si vede il faro e tutto il panorama. Quindi sono location straordinarie che arricchiscono questi appuntamenti culturali grazie a un partenariato appunto tra Comune e privati. Ne ricordiamo qualcuno dei prossimi appuntamenti? Il 20 di agosto ci sarà Aditi, scritto da Alberto Todaro e con le fotografie di Nuccio Zicari, e la storia della missione che c'è in Tanzania. E poi abbiamo il 26 il giudice Guarnotta con C'era una volta il pool antimafia, e ci sarà a presentare il libro Gero Tedesco del Giornale di Sicilia. E poi il 4 di settembre ci sarà il professore Cottone e faremo una serata proprio sulla storia, su Tamburello che era uno storico del passato di Real Monte, quindi sull'identità della città di Real Monte con tutta una serie di soggetti culturali. Secondo appuntamento della rassegna degli scrittori qui a Long Beach, inserita nel più ampio cartellone dell'estate di Real Monte che il vostro comune organizza. Sì, l'abbiamo detto tante volte, questa amministrazione vuole crescere attraverso la cultura e la bellezza e la legalità e quindi siamo alla seconda serata dedicata alla cultura. Questa sera si presenteranno 2 testi, abbiamo lo scrittore Schembri e Mallia. E quindi continuerà questo bellissimo percorso iniziato con la strada degli scrittori all'insegna della memoria che diventa vero e proprio patrimonio. Tanti gli eventi anche che si registreranno all'interno di Costa Bianca con nomi di eccellenza, ma non solo, teatro, musica dedicata agli over 65, insomma ce n'è per tutti i gusti. Sì, quest'estate abbiamo pensato a una ricca programmazione compatibilmente con la normativa anti-Covid e per questo io mi appello alla responsabilità dell'intera cittadinanza e dell'intera collettività. Si può vivere, lo abbiamo detto più volte, si può continuare a fare arte e cultura, a promuovere territori, ma ciò deve essere fatto nel rigoroso rispetto della normativa e delle regole.